Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ed è così una nuova puntata di Il Caffè, che il martedì fa rima con Meteo. Siamo collegati telefonicamente con Fabio Pauselli di Umbra Meteo. Buongiorno Fabio, ci riesci a sentire? Buongiorno a tutti, sento chiaro. Buongiorno, purtroppo questa mattina internet non ci sta aiutando né per quanto riguarda i collegamenti né per quanto riguarda tutte le altre operazioni. Dunque, noi abbiamo messo nel nostro LED wall una mappa del clima per i prossimi giorni. Intanto questa che tu vedi è corretta e soprattutto come sarà il tempo per le prossime ore? Allora, intanto ecco, la giornata odierna inizia ancora con cielo sostanzialmente sereno, con temperature abbastanza miti e ecco, ed il sole. Le temperature minime sono state abbastanza alte, soprattutto in collina. Noi per esempio vediamo le differenze stamattina tra il fondo valle e la collina, possiamo vedere temperature per inversione termica, delle temperature che discostano anche di 6-7 gradi, cioè 6-7 gradi, 8 gradi sul fondo valle e fino a 12-13 gradi in collina, quindi chiaro esempio di inversione termica. Questo è dovuto al rasserenamento notturno e all'assenza di ventilazione. Questo però cielo sereno avrà vita breve, perché già diciamo ad ovest di Sicilia e Sardegna si scorgono delle nubi che rappresentano, fanno parte della prima perturbazione che ci interesserà a partire dalla serata odierna, interesserà un po' tutta l'Italia e l'Umbria in particolare, diciamo dalla serata alla notte. Tre perturbazioni che interesseranno l'Italia e anche l'Umbria. La prima è attesa, come dicevo, tra stanotte e soprattutto domani. La seconda, che attualmente è più o meno sopra il Portogallo, ci interesserà nella giornata di giovedì. Mentre la terza è ancora in alto mare, anzi in alto oceano, si trova attualmente poco ad ovest dell'Irlanda, ci interesserà nella giornata di venerdì. Le prime due perturbazioni sono perturbazioni classiche che porteranno anche buoni quantitativi di pioggia e praticamente il primo maggio è destinato alle nubi e alla pioggia più o meno da mattina a sera, quindi domani sarà una giornata veramente non granché. E le prime due sono, come dicevo, perturbazioni di questa tipologia, quindi ecco, nubi da mattina a sera con molte frequenti piogge, quindi quantitativi anche buoni di pioggia sull'Umbria. La terza perturbazione sarà un impulso freddo che porterà più instabilità che piogge durature, quindi avremo ecco, piogge sparse, qualche rovescio, qualche temporale, ma soprattutto un calo termico che ci porterà le temperature, almeno temporaneamente, fino a 4-5 gradi sotto media. Poi dalla giornata di sabato questa instabilità tenderà pian piano a diminuire, perché la pressione è prevista in aumento. E nella giornata di domenica si realizzerà una circolazione anticiclonica proprio sopra l'Italia, che pian pianino si rafforzerà e quindi ritornerà a garantire cielo diciamo prevalentemente soleggiato e quindi condizioni atmosferiche prevalentemente stabili. Questa stabilità probabilmente durerà più o meno fino al 7-8 maggio, quindi diciamo quei 3-4-5 giorni, quindi di tempo stabile con temperature rialzo. Già domenica dovremmo avvicinarsi a valori nelle medie, quindi in molte zone dell'Umbria supereremo i 20 gradi e poi ecco, probabilmente ecco, da lunedì ma soprattutto anche da martedì le temperature torneranno di 2-3 gradi sopra media e quindi diciamo questa è la sequenza attesa per i prossimi giorni. E non ho mappe specifiche. Sì, pronto?
Sì, ci siamo, ci siamo. Il segnale arriva forte e chiaro. Ok, dicevo, non ho mappe specifiche da far vedere. Comunque, ecco, ricapitolando, possiamo dire che attualmente siamo, anche la giornata di Enna, siamo con temperature ben al di sopra delle medie, siamo a 3-4 gradi sopra la media. Poi, ecco, da domani con le piogge naturalmente tenderanno, soprattutto con la copertura nuvolosa, l'assenza di sole, le temperature tenderanno a scendere e già da domani torneranno in media. Poi ecco, giovedì ancora un ulteriore calo e venerdì toccheremo il minimo di temperatura per quanto riguarda i valori, quindi ecco, molto probabilmente venerdì avremo in gran parte dell'Umbria valori massimi compresi tra i 14 e i 18 gradi, quindi saremo ben al di sotto dei 20 gradi. Poi da sabato, come dicevo, l'instabilità diminuirà, le possibilità di piogge saranno relegate soprattutto al pomeriggio, soprattutto lungo i rilievi montose, avremo qualche raggio di sole che riporterà un pochino sulle temperature, quindi torneremo su valori simili alla giornata di giovedì. Poi domenica le temperature risaliranno ancora più perché sarà maggiore la presenza di sole e quindi avremo temperature prossime alle medie del periodo, comunque ecco, magari un grado sotto, ma ecco, comunque valori intorno ai 20 gradi. E questa è la situazione attuale. Da segnalare che ecco, soprattutto diciamo stasera, quando avremo i primi rovesci, anche qualche isolato temporale tra stasera e stanotte e anche diciamo domattina, ci sarà la possibilità di avere pioggia con sabbia, perché attualmente le correnti cominciano a disporsi dai quadranti meridionali, ma ancora diciamo sui bassi strati abbiamo, soprattutto sul nord dell'Umbria, sul nord-est dell'Umbria, abbiamo venti orientali, invece dalla prossima notte pian piano diventeranno meridionali e arriverà la sabbia del deserto, quindi questa sabbia del deserto in sospensione verrà portata giù dalle prime piogge, i primi rovesci, i primi temporali. E poi dopo naturalmente dalla giornata di domani poi l'aria pian piano con le piogge, con il passaggio della prima perturbazione, i venti poi si orienteranno un pochino più da ovest con l'arrivo di aria un po' più fresca e quindi naturalmente l'aria diciamo si pulirà e quindi avremo meno sabbia in sospensione, quindi diciamo l'abbandoneremo anche per questa volta la presenza di sabbia nell'aria. Non so se volete, vuoi farmi qualche domanda in specifico. Guarda, visto anche le condizioni stamattina un po' precarie a causa appunto dell'assenza della rete internet, io direi che sei stato oggettivamente più che preciso e dettagliato, ci ha fatto ecco, questo quadro che copre un po' tutta la settimana, compreso il ponte del primo maggio, per cui io ovviamente ti posso solo ringraziare per essere stato con noi anche in questa situazione non proprio ottimale. Ok, grazie a voi. E noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che tutte le news in tempo reale le potrete trovare nel nostro sito internet all'indirizzo trgmedia.it. Per quanto riguarda invece l'informazione, vi aspettiamo questa sera a partire dalle 19.30 con i nostri TG. Grazie per essere stati con noi e buona giornata con i nostri programmi. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, che l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.